la voce della fiumara comincia a restringersi, si trovano i resti di un vecchio ponte, impropriamente chiamato Aureliano, la cui struttura rivela invece due fasi costruttive risalenti al XV e XVII secolo. Il ponte costituiva, come lei ci insegna, un importante snodo di comunicazione. Chi fece costruire il ponte? Bella domanda. Abbiamo due vie per analizzare questo monumento in breve. Da una parte le fonti, come dice lei, prima del 1555 e poi 1579 non ci sono altre fonti che testimoniano la presenza di un ponte. Infatti si fa riferimento nel documento d'archivio storico, il primo, alla costruzione, e nel secondo, che ho citato, alla ricostruzione, perché già dopo quasi un ventennio il ponte era stato distrutto in alcune sue parti. Dall'altro lato è impensabile supporre che una cittadina come Calacte fino al 1555 non abbia avuto una via di comunicazione e di attraversamento della fiumara che è imponente, quindi se 2 più 2 fa 4, anche i romani erano maestri, come abbiamo detto, nel costruire i ponti. Una cittadina come Calacte sotto i romani non può non aver avuto un ponte. E se si esamina soprattutto l'arcata orientale, quella che conduce all'abitato di Caronia, si notano nella parte inferiore, quindi negli strati più antichi, dei mattonacci che sono tipici di Calacte. Ora, o che siano stati reimpiegati per un rattoppo, per un rifacimento, o comunque nelle fondazioni del primo impianto qualcosa di romano c'è, come anche denota la testimonianza popolare, che non va del tutto cestinata, della denominazione, perché Aureliano o Valeriano, che dir si voglia, riconduce di fatto ai romani, e quindi diciamo le fonti d'archivio testimoniano una struttura moderna tra virgolette, però la logica fa presupporre che il ponte del 1555 abbia obliterato quello di epoca romana.